più Sade, sono riuscito a fare sparire Sade. Ciao Sade, che ci segui da lassù. Adesso arriva, Sade. Anche perché c'è una sorpresa. Quello che avete appena visto, comunque, era Riccardo III. A differenza di Renzi, che alle ultime elezioni fatte sotto il PD, era arrivato secondo. Però se si votasse adesso, con il partito che ha, arriverebbe terzo. Quindi, tutto torna. Ma perché Renzi si vuole vendicare? Perché invece in questa fase difficile, complicata, non aiuta Mattarella. Che poi, tra l'altro, è proprio Mattarella che ha messo Renzi in politica. Povero Mattarella. Ma che vita fa? Passa dei mesi rintanato nell'ombra. Per quasi tutto il mandato, a volte, ti dimentichi perfino di lui. Ogni tanto spunta una foto, come se fosse il mostro di Loch Ness, e tu dici, cazzo, ma non è lui. È un'onda, è un riflesso. E poi all'improvviso diventa l'uomo più impegnato del paese. Poi una volta che ha dato l'incarico, basta. Fine. Oblio, sabbia che si posa. Praticamente fa come lei. La rana della pioggia, che più o meno ha la stessa espressione di Mattarella. Passa quasi tutto l'anno sotto la sabbia. Poi una volta all'anno esce, fa un girino di consultazioni e torna sotto la sabbia. E Mattarella fa questa vita qui. Tra l'altro, non so se nessuno abbia mai dato della rana al Presidente della Repubblica. Non vorrei che fosse vilipendio. Quindi, lo dico, massimo rispetto per entrambe le specie. È che a me Sergio fa tenerezza, è chiuso ormai da settimane nel suo ufficio. Io non so se lo fanno uscire ogni tanto. Riceve tutti. La Casellati, Fico, Napolitano, Meloni, Salvini, Di Maio. È costretto a ricevere perfino Pietro Grasso. Pietro Grasso che ormai non lo riceve nemmeno più il suo amministratore di condominio. E appena l'ultimo ospite se ne va, si ricomincia il giro da capo. Di nuovo Meloni, Martina, Salvini, Di Maio, un'altra volta Grasso, che non si sa mai, che magari si è dimenticato l'ombrello. È finito anche questo giro, ne parte un altro ancora. E per quanto andrà avanti questa pena? Perché Mattarella praticamente è ai domiciliari. Io me lo sono immaginato che prova a evadere in tutti i modi da quel carcere. Che prova a scappare, perché non sa a chi diavolo dare l'incarico.